9 aprile del 1948 nasce il Partito Democratico Cristiano Sammarinese. E a quella data Romano Belluzzi c'era e c'è questa sera con noi. Un applauso e un grande saluto a uno dei fondatori del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Buonasera Belluzzi. Questa sera parliamo di una celebrazione del 65esimo anniversario del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Io credo che sia l'occasione per parlare sicuramente del passato, della storia di questo partito, del suo contributo portato all'interno del paese per lo sviluppo, la vita sociale, economica e politica di questo paese, di parlare un po' dell'attualità, ma insomma di dare anche uno sguardo, se i nostri ospiti, i nostri interlocutori saranno d'accordo, perché no, anche al futuro. Cominciamo con Teodoro Lonfermini, che è segretario di Stato, ma è ancora il presidente della Democrazia Cristiana, fino a quando non ci sarà il congresso, poi si vedrà che cosa succederà al congresso. Allora, parto da lei, che cosa hanno rappresentato questi 65 anni, che cosa ha rappresentato questo partito nella vita politica del paese? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio anch'io Romano Belluzzi per la sua presenza, che tra l'altro è costante in questi ultimi anni, quindi questo ci fa enormemente piacere anche all'interno degli organismi di cui fa parte. Ma io devo dirvi che sono anche da una parte in imbarazzo e dall'altra parte l'emozione è anche forte, perché quando si parla di festeggiare 65 anni del nostro partito e potendolo fare io nel mio ruolo di presidente, credo che l'emozione chiaramente raddoppi, soprattutto per me, per essere cresciuto in una famiglia che notoriamente credo che abbia portato avanti con grande rispetto nei confronti del partito il ruolo che aveva all'interno del paese, quindi diventa davvero motivo di orgoglio. E oggi dire che cosa ha rappresentato sicuramente non potrebbe bastare la serata, perché credo che possiamo tranquillamente dire che ha rappresentato quello che è stato davvero lo sviluppo, il grande sviluppo dal dopoguerra ad oggi del paese, sia in termini sociali sia in termini economici e quindi chiaramente di conseguenza politici. Nel momento in cui si fonda e nasce il Partito Democratico Cristiano esce un manifesto ufficiale redatto dal professor Federico Bigi, che anche questa sera ricordiamo caldamente, rivolgiamo un applauso anche a Federico Bigi. Gli interpreti di allora diedero una lettura di una, come dire, di un manifesto politico, di un messaggio forte, veemente, con una grande